bentornati amici. I've been feeling this way for far too long, and now you're gone. Took me away from all of my fears, kept me from all of my tears. Now you're gone, and now I'm lost. Finally, I think I can see clearly. Per gli appassionati di auto, questo posto qui è il paese dei balocchi. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Honda NSX. Calzino bianco, mocassino, Ayrton Senna. Chi di voi non ha visto questo video? Sicuramente tanti. Probabilmente qualcuno non l'ha visto, ecco perché ve l'ho riproposto. Molti youtuber prima di me, più grandi, più bravi, più tutto, hanno già fatto vedere questa clip, quindi non voglio risultare banale e scontato, però il puntatacco che fa lui, lo stile di guida che ha lui è incredibile. Soprattutto incredibile anche il fatto che lui abbia contribuito allo sviluppo della Honda NSX, una macchina leggera, 1300 kg, prevalentemente fatta in alluminio, sospensioni, telaio, carrozzeria, per rendere la vettura più leggera, un'auto costruita per essere guidata, tutto incentrato alla sportività della vettura. La Honda NSX con il suo motore centrale posteriore è stata studiata per essere guidata. Quindi non voglio fare il romanticone, perché già nell'intro quasi quasi che mi commuovevo. Saliamo a bordo della macchina e vediamo un po' com'è. Proprio la sinfonia di Beethoven. Come farete, giovani ragazzi di oggi, tra qualche anno, che dovrete guidare quegli elettrici di m***a? Tu lo senti qua dentro, la sinfonia di Beethoven? Cioè, questo è un concerto, ragazzi. Cioè, non... Senti un attimo. Ti ringrazio. Poi ce l'hai qua, capito? Ce l'hai qua. Lo vedi? Io lo vedo. Sensazionale. Non è vero. Grazie GTA Motori, grazie Honda NSX. Ma dove sta scritto, come dico sempre io, dove sta scritto che provi queste emozioni così forti? Limitatore, baby. 1991, prima serie, quella però monta le pop-up lights. Questa invece ha subito un restyling da questa ditta qui.
R Performance Svizzera. Molto bello il kit, mi piace davvero tanto. Forse avrei mantenuto le pop-up lights, ma gusto personale. Questa macchina è stata gentilmente offerta al sottoscritto da GTA Motori. Io vi prego, vi esorto, andate a seguire il profilo di Instagram GTA Motori adesso. Più voi lo seguirete, più Matteo avrà l'opportunità di portare questi gioielli sul canale. Per voi, pure poi per me. Mi avvicino in strade un po' più tortuose per farvi assaporare un po' meglio di che si tratta. Ti permette di avere un handling ottimo, soprattutto perché il motore è centrale, dopo ve lo faccio vedere. Essendo un motore aspirato, sale di giri in maniera molto lineare, quindi una macchina che ha una percorrenza in curva davvero sportiva. Lo sterzo è veramente diretto, molto molto duro, senza diavolerie elettroniche, estremamente comunicativo. Ci prendo la mano, ragazzi, non sono un pilota, non sono un tecnico, ma spero di farvi apprezzare da questo video di cosa è capace questa Honda NSX. Devo dire che in questo esemplare le gomme non sono proprio al top, molto probabilmente rimasta ferma per un po' di tempo, di conseguenza quando andiamo a staccare il gas o a tirare una frenata lo sterzo vibra perché le gomme sono quadrate. La temperatura qua dentro si alza, ragazzi, sarà che oggi fa davvero caldo o forse io sono così emozionato che ho le mani completamente sudate. Davvero incredibile da guidare, davvero davvero incredibile. Il suono è davvero coinvolgente, il motore è grosso, robusto, quindi questo suono che sentite così grave ci dà una spinta emotiva non indifferente. C'è veramente poco di paragonabile al mondo. Ultimamente mi ha detto veramente veramente bene, ho guidato delle macchine spettacolari, che vi devo dire.
1994 la Honda commissionò al nostro tanto amato designer automobilistico Pininfarina la progettazione della HPX, Honda Pininfarina Experimental. L'obiettivo iniziale della NSX era di avvicinarsi alle prestazioni delle blasonate sportive europee e soprattutto di avvicinarsi nello stile estetico, esotico, delle nostre auto italiane. Le Ferrari, ovviamente. L'alluminio permise di risparmiare più di 220 kg di peso rispetto al suo equivalente in acciaio. Tra le varie innovazioni tecniche abbiamo le bielle del motore in titanio per consentire il funzionamento ad alti giri, il sistema VTEC, il brevetto Honda, un sistema di servo sterzo elettrico, un ABS e quattro canali indipendenti. E nel 1995 il primo controllo elettronico della valvola a farfalla. Le mani non sono sudate, sono fradicie. Che spettacolo, ragazzi, che linee, che sound, che sapore, che meraviglia. Ti rispetto perché mi fai una gran paura, però mi rendo conto che questo oggetto qui in pista potrebbe essere qualcosa di veramente sensazionale da sfruttare in pista. Ragazzi, cosa ne pensate di questo capolavoro JDM? Lasciatemi assolutamente un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettetemi anche un bel like. E per chi di voi ancora non l'avesse fatto, iscriviti al canale, al mio canale. Buona Pasqua a tutti. Noi ci vediamo in settimana. Ciao! La Honda NSX è mia. Per un giorno. Ma va bene lo stesso.